Amici di Busto Web, buona serata, ci troviamo al Museo del Tessile di Busto Arsizio, dove è in corso Busto Folk, una rassegna che ormai ha 10 anni, è iniziata il 18 di settembre e finirà il 25 sempre di settembre. Siamo qua con Umberto, l'organizzatore di questa bella manifestazione. Alle nostre spalle, di fronte a noi, è già partito il gruppo veramente che sta già entusiasmando il molto pubblico presente. Umberto, raccontaci un po' di questa manifestazione e perché i nostri telespettatori dovrebbero venire a trovarti, che cosa offriamo oggi e cosa offriamo nelle prossime serate, quali sono le cose più importanti da comunicare. Beh, diciamo che innanzitutto è la 10ª edizione, che per una manifestazione di questo genere è un grande traguardo. Quest'anno abbiamo voluto fare le cose in grande stile e sono più di 100 gli artisti che arriveranno da tutto il mondo a Busto Arsizio, con diciamo il nome più grande, più famoso, che è Evia, forse il più grande suonatore di cornamusa al mondo, proprio perché è stato conosciuto a livello mondiale, ma tanti sono gli artisti, arriveranno dalla Polonia, arriveranno dagli Stati Uniti, arriveranno dall'Argentina, dall'Irlanda ovviamente e dalla Bretagna, quindi veramente un po' da tutte le parti. Ma non solo è l'offerta artistica dal punto di vista musicale e di danza, ma quest'anno abbiamo voluto arricchire ancora ulteriormente il tema. Alle nostre spalle, non so se si riesce a vedere, ma c'è la mostra di archeologia sperimentale che in questa settimana è partita domenica, l'inaugurazione è super visitata, durante il giorno vengono le scolaresche dalle scuole primarie e secondarie e alla sera, come vedete, dagli adulti, oltre abbiamo organizzato anche dei laboratori didattici, di modo che anche gli adulti, oltre che i bambini che durante il giorno fanno anche vari tutti i lavoretti come se fossero celti dell'antichità, anche gli adulti sono buttati e per esempio stasera stanno costruendo il loro abito celtico. In più dall'altra parte del palco si sta tenendo il Cineforum e anche questa è stata una scelta ben precisa proprio per il fatto di voler dare il più ampio spettro e per tutti i gusti, per tutti gli spettatori, gli usufruitori di questa manifestazione, per cercare proprio di cogliere ogni singolo aspetto di questa, diciamo in maniera un po' generica, celticità. E ci sono anche tanti artigiani. Poi nel weekend, oltre ai, diciamo, il clou dei nomi, alla crema dal punto di vista musicale, ci sarà anche il campi storici allestiti, quindi ci sarà la rievocazione con più di 60 rievocatori che poi daranno vita per esempio domenica mattina a una grande battaglia tra clan, quindi un po' come nell'antichità. E poi vabbè, chiuderemo in bellezza con Evia sperando che il tempo ci assista, anzi, quindi spero di aver offerto a Busto Arsizio questa grande edizione a nome di tutta l'Accademia Danza Irlandese Gendis, di cui io ovviamente sono solo un rappresentante, perché non si potrebbe creare tutto questo se non ci fosse la passione di tante persone volontarie. Ecco Umberto, la musica folk, 10 anni di questa manifestazione in un mondo che così ci offre spesso una musica commerciale che è facilmente fruibile, questa è una musica forse più un pochino da intenditori. Qual è l'anima di questa musica? Che emozioni, se in due parole volessi invitare una persona che non conosce questo mondo, che cosa si perde? Beh, si perde il richiamo ancestrale, perché noi siamo europei e le musiche che si sentono, quelle che generalmente vengono definite folk, ma in questo caso europee, è proprio toccano le corde intime dell'anima di ogni europeo, perché l'Europa è molto più unita dalla musica e dalla danza che non dalla lingua addirittura, perché quando si sente un'arpa suonare, un violino, in un certo modo non si può non sentirsi coinvolti, e questa è la grande forza della musica tradizionale, che ormai però non è più quasi di nicchia, magari qualcuno pensa, però no, perché ormai l'attenzione c'è, il pubblico la conosce, infatti la manifestazione continua a crescere, l'anno scorso abbiamo fatto 10-15 mila presenze, quest'anno pensiamo di superarle, e proprio l'idea è quella del fatto che ormai anche il grande pubblico inizia a capire che cosa è la musica tradizionale. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, è cambiata la location rispetto agli anni scorsi,
siamo in questo stupendo posto veramente che quasi ben si adatta proprio alla caratteristica di questa festa. Così ti vogliamo chiedere se da organizzatori state vivendo questi 10 anni che vi stanno portando sempre a dei successi come pubblico, ma soprattutto anche come organizzazione, così che tipo di emozione vi ha portato, perché ormai siete diventati grandi e oggi abbiamo avuto modo di vedere che veramente qua c'è del professionismo. Sì, la location secondo me è nuova ed è una scelta precisa, proprio perché da Bustocco, quando ho visto questo spazio così, io già la manifestazione la vedevo, perché si presta veramente tanto a questa situazione con i concerti, il Cineforum è dotata di più strutture, come vedete siamo nella sala delle conferenze, cioè siamo nella sala della mostra, di là c'è la ristorazione, c'è la sala del Cineforum, c'è già una, fortunatamente, una struttura che magari è ancora poco vissuta ancora Bustarsizio dai Bustocchi, perché le associazioni le usano, però dai Bustocchi forse come manifestazione ancora poco. Speriamo che questo dia là al fatto di vivere un altro pezzo di città importante. In più c'è il Museo del Tessile che vale veramente la pena di essere visitato. Bene, cari amici di Busto Web, non potete mancare quindi all'invito di Umberto, tutti qua in questa stupenda location a Busto Folk. Ci sarà, come diceva Umberto, la serata finale che sarà il clou, ma noi oggi che siamo in una serata, definiamo normale, stiamo assistendo alla musica veramente che non possiamo dire a nessuno di perdersela. Per cui in bocca al lupo agli organizzatori, complimenti in anticipo da parte nostra e vi seguiremo nelle prossime serate. Grazie. Grazie a voi, ciao a tutti e venite. Ecco, siamo al Museo del Tessile, stiamo girando tra gli stand di Busto Folk, alle nostre spalle potete vedere il museo che si sta sempre più riempendo di persone. Ciao ragazzi, vediamo passare questi due ragazzi, il vostro nome? Giacomo. Francesco. Ecco, siamo venuti a Busto Folk, pensavamo di trovare e l'abbiamo trovata della musica folk, ma voi veramente siete due rappresentanti che anche proprio visivamente avete il caratteristico kilt, questa scelta, proprio siete degli appassionati, siete proprio di questa musica, di questo mondo, ed è molto bello vedere che incarnate proprio anche nell'abbigliamento questa vostra passione. Sì, noi siamo rimasti innamorati della Scozia, della cultura celtica, grazie a un viaggio che abbiamo fatto l'anno scorso insieme, e da lì alla cultura in generale celtica, anche del territorio in cui viviamo e delle tradizioni radicate nella nostra patria sono molto più sentite anche da bene. Ecco, cosa puoi dirci relativamente a queste tradizioni? Cosa mancano italiani rispetto a queste tradizioni che voi oggi incarnate così convintamente? Ma guardi, francamente è una domanda molto complessa. Secondo me una tradizione comunque è importante per un territorio, poi vabbè, ovviamente dipende da come la si vive, perché esagerare non è mai una cosa bella, però indubbiamente sapere che sul fondo c'è qualcosa che ci unisce è un sentimento molto piacevole secondo me. Quindi questo abbigliamento molto caratteristico, questa musica che entra un po' nelle corde, diciamo, e dà delle emozioni così diverse dalla musica che magari i giovani di oggi sono abituati a sentire. Una scelta a 360 gradi che, ecco, dicevamo prima all'organizzatore, se voi doveste fare un appello ai ragazzi che non conoscono questo mondo, che cosa si perdono, che emozione si perdono? Beh, sicuramente riguardo a stasera, la musica incarna l'anima e il sentimento di un popolo. Poi, come vediamo, c'è di tutto, ci sono i cibi tipici, ci sono le bancarelle tipiche con gli abbigliamenti e gli indumenti tipici, per cui se i giovani fronteggiassero questa perdita di valori a cui stiamo andando incontro, sicuramente scoprirebbero che ci si guadagna in tutto, nella gioia di vivere, nei valori, nelle tradizioni. Quindi un kilt che non è solo un modo così di esporsi, ma un kilt che vuol dire una scelta ben precisa. Sì, una scelta di testimoniare i propri valori. Ecco, ringraziamo veramente queste due ragazze che incarnano e vivono questa loro passione, provano questa loro emozione. Rinnoviamo l'invito a tutti gli amici di Busto Web e di Logos, veramente sono serate da non perdere, perché in queste giornate si potrà veramente vivere l'essenza di una tradizione che, come dicevano prima questi ragazzi, si sta un pochino perdendo in questo mondo moderno. Per Busto Web e Logos, Flavio Vergani.